Al piano nobile di Palazzo Lascari si è esposto fino al 6 gennaio il presepe piemontese di Guido Moro, un classico presepe popolare dove a fianco dei personaggi della Natività compaiono sia i pastori che i popolani nei loro costumi tradizionali. In questo presepe piemontese, oltre al recupero della figura di Gelindo, vengono riproposti sia gli ambienti tipici della montagna che i personaggi che la abitano, non solo pastori ma anche margari, falegnami, boscaioli e lavandaie. Esposta a Palazzo Lascaris fino al 27 gennaio, la vetrina con la chiocciola Helix Pomatia. È il terzo appuntamento con il Museo regionale di Scienze Naturali, dopo quelli sulla felce lunaria e sul cranio dell'orso delle caverne. Fino al 10 gennaio, nella Biblioteca della Regione, è visibile la mostra In viaggio con la carta fra presepi e auguri di Natale, curata da Marisa Novelli. L'allestimento propone un vasto assortimento di presepi di carta, fotografie, oggetti, cartoline e pubblicazioni su uno dei simboli più tradizionali e coinvolgenti del Natale. Paesaggi piemontesi è il titolo della rassegna pittorica visibile nella sala espositiva dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Consiglio regionale. Allestita dal gruppo Volverarte 2013 dell'Unitre di Volvera, espone scorci dal Monferrato al Monviso, la campagna piemontese e le vie più rappresentative.